Carmelo Troccoli, direttore nazionale di Campagna Amica. Questa fondazione sta andando ormai fortissima su tutto il territorio nazionale, è presente come produttori e lancia anche un messaggio. Lanciamo un messaggio, più che altro accogliamo la voglia dei cittadini di mangiare bene e di trovare prodotti del territorio in tutte quante le città italiane. Questo è il senso di quello che stiamo facendo oggi, l'apertura di un mercato coperto anche qui a Teramo per offrire ai cittadini di questa bellissima città un nuovo luogo di incontro, un luogo di incontro intorno al cibo sano, al cibo giusto, quello che fa bene alle tavole dei cittadini italiani e quello che fa bene agli agricoltori. Questo è un luogo in cui i cittadini di Teramo potranno venire, trovare le eccellenze delle campagne teramane, trovare le eccellenze del nostro mare, ma portare anche i bambini a fare educazione alimentare, venire a passare un momento con gli amici, poter stare a contatto con gli agricoltori e scoprire lo straordinario mondo delle nostre campagne. Presidente, lei ha salutato questa inaugurazione facendo riferimento anche al suo primo incontro ufficiale proprio con il ministro per rappresentare un territorio che sicuramente ha bisogno di essere sostenuto ancora. Certo, non potevo prendermi le lodi di questa riuscita perché io sono appena stato eletto. Però questa zona ce l'avevo nel cuore, perché sappiamo tutti quello che ha passato nel 2016 e 2017 con il terremoto, le nevicate, abbiamo avuto danni alle nostre case, alle nostre aziende, alle nostre bestiame. Quindi cosa potevo fare? Semplicemente quello di ricordare al nostro ministro delle politiche agricole Centinaio, che venne qualche settimana fa qui per rendersi conto della situazione, ricordargli quali sono le priorità per aiutare questo popolo che è oggi in difficoltà e che non vuole abbandonare questo territorio. Da parte nostra questa è stata una risposta, risposta sicuramente positiva e che avrà molto successo. Per noi il cibo è prossimità, quindi chilometro zero, è sicurezza alimentare, controlli, è ambiente, è territorio, è identità, per identità intendo da dove viene, chi lo produce, controlli, etichettatura, tutto questo è anche col diretti. Giuseppe Scorrano è presidente di Agrimercato, presidente anche di Coldiretti Giovani Impresa regionale. Ecco, l'impegno è proprio quello di garantire la genuinità, la salubrità dei prodotti. Voi siete molto severi in questo, nella verificare che ciò accada. Esatto, considerando che Campagna Amica è la rete di produttori agricoli più grande d'Europa, una rete certificata dove appunto ci sono diversi livelli di controlli, quindi il controllo va dai campi al mercato, alla vendita, e serve a dare una garanzia sempre più forte appunto al consumatore che va a acquistare, e questo si abbina a tutti i progetti, le idee e le battaglie che Coldiretti fa per riconoscere il cibo vero e fermare il cibo falso. Presidente Manuela Ripani, presidente di Coldiretti provincia di Teramo. Il vostro territorio da sempre è un territorio di grande riferimento per la buona cucina, quindi per i prodotti della nostra terra, che sono straordinari. Sì, infatti chi ci viene a trovare può trovare veramente un po' di tutto, da quello che è la nostra tradizione casearia, al pesce dell'Adriatico, alla buonissima porchetta, alla pasta, all'olio, alla cosmesi, all'ortofrutta, che oggi può sembrare un settore quasi banale, invece non è così, perché troviamo dei legumi, delle verdure autentiche del nostro territorio, c'è veramente di tutto, la birra, il vino, l'olio, veramente tanto.
Massimiliano Volpone, direttore della Coldirettiva di Teramo. Questo è un momento importante per la città. Dicevo prima con il presidente Emanuele Aripani, questo è un territorio vocato da sempre. Assolutamente sì, noi oggi abbiamo portato il territorio, i prodotti del territorio e i coltivatori direttamente nel cuore della città. Vogliamo contribuire pure noi al rilancio di questa città. Abbiamo messo insieme 23-25 produttori di tutto il territorio provinciale di Teramo. Ci sono tutti i prodotti tradizionali, tipici di questo territorio, e lo offriamo alla cittadinanza, ai cittadini consumatori, i quali sono sempre più attenti a consumare prodotti a chilometro zero, e noi oggi rappresentiamo un paniere di offerte veramente all'altezza della situazione, con prodotti di assoluta qualità e con una diversificazione che rispecchia tutta la biodiversità della nostra provincia, dal pesce del mare Adriatico fino alle eccellenze delle nostre Appennine del Gran Sasso, passando per l'ottimo olio e gli ottimi vini della nostra collina. Direttore Giulio Federici, direttore regionale, l'espressione che mi è venuta più spesso nel fare le interviste quest'oggi è giornata di festa per questo territorio della provincia di Teramo. Senz'altro, era rimasta la provincia di Teramo a non avere un mercato coperto. Con questa iniziativa abbiamo concluso i mercati a livello dei capoluoghi di provincia di questa regione. Questo è un mercato di prossimità, è un mercato dove il consumatore potrà incontrare, incrociare sia le aziende agricole, ma fare anche quel momento di convivialità tra persone che probabilmente in questi territori, ma in Italia, si sta perdendo. Voi avete diversi punti vendita, ciascuno con una propria connotazione, le botteghe ad esempio. Il mercato è quello sicuramente più importante, dove si possono trovare i prodotti che sono simbolo di tutti i territori della nostra nazione. Senz'altro, è ovvio che principalmente nel mercato troviamo i prodotti del territorio, troviamo la gamma completa. Qui in Abruzzo abbiamo anche questa bellissima fortuna che da con 30 chilometri, voglio dire, passiamo dal mare alla montagna, e dal tartufo alle lumache, ma anche al pesce, ma anche a tutti i prodotti di cerealicoli, quindi dalla pasta, l'olio, i formaggi, c'è di tutto e di più, sostanzialmente rappresenta quello che è la produzione tipica di questo territorio.